Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi siamo tornati con FIFA 16 e qua abbiamo un altro ospite oggi, che è un mio compagno di classe che si chiama Sebastiano. Salve. Oggi andiamo a giocare una partita insieme, spero che non mi umilierà perché altrimenti lo menerò in privato. Allora, io mi scelgo chiaramente Juventus perché siamo tifosi della Juventus, ragazzi, perché anche lui lo è. E lui si fa scegliere la squadra che solo il padre eterno sa, il Bayern. Perfetto, no, il Bayern non va. Perfetto ragazzi, si è scelto il Napoli perché ha detto che voleva fare la partita di domenica scorsa. Perfetto. Prossimo. Ed eccoci qua, finalmente. Partiamo. Partiamo! Juve Napoli! Tira! Iniziamo malissimo ragazzi. Allora, cerchiamo di fare qualche gol. Ma non fail! Peccato. Guardalo. Che cosa? Perché c'era il coso là? Il vantaggio? Chi è che aveva fatto fallo? Vai! Grandissimo. Chi è Chiellini? No! Vai così! No! Bastardo! Mi hai preso un colpo, ragazzi. Al cuore, scrivo. Ma niente, allora lui è fissato con questi schemi, ragazzi. Lui c'è il suo schema che è quasi imbattibile. Vai così! Ma e nessuno va. Che culano. Allora, purtroppo, ragazzi, ho scoperto che i giocatori della Juventus in FIFA 16 sono completamente ingannati. Come lo era prima. È vero? Partiamo. Grandissimo. Vai. No. Ci siamo? No, ci siamo? No. Tira! No! Porca vacca! Calcio d'angolo. Allora, cerchiamo di fare qua. Niente schemi! Tira! No! Palissimo! Vabbè, tanto sembra un padone. Vai! Vai! E guarda che culo che diapo che tiene poi, che non esce neanche la palla fuori di metro. Unzalo! Higuain! Gonzalo! Iniziamo a palla grande, ragazzi! Grandissimo! Attento! Attento! Oh, e che se c'è il macello! Passa! No! E poi intercetto! Rosso Pogba! Perché rosso? Perché vediamo un attimo. Ma io non ci voglio credere! Iniziamo con i primi rossi! Sì, cerca la porta, ma non la trova! Passa! Cola! Grandissimo! Vai così, perfetto! No! Ci siamo! No! E si è ingattato il giocatore! Passa! Grandissimo! L'ha lisciato! Vai! Ok! A chi? Ma chi? No! Oddio, va! Cioè, lui solo il prossimo! Avanti! Sì, ciao, tutto a posto! Come va? Ma perché? Punizione contro la Juve, è chiaro! Avanti! E dai! Vai! Golam! Oddio! Grandissimo! No! Ma rigore! Per quale motivo? Ragazzi, non ho parole, non ho assolutamente parole. Secondo tempo. Cerchiamo di fare qualche gol. Vai. Sto cercando. Grandissimo. Stavo cercando di fare il giro dall'altro lato. Vai. No. Ehi. A parte che mi ha la palla.
A chi? Vai! Grandissimo! Passa! A chi? A chi? Ehi, a Barzagli! No! Ola! Ma perché la perdi in un modo assurdo? Vai, 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 vai! Cerchiamo! Ma usciva fuori! Ecco, poi arriva alla fine e me la prendo. Allora, ora faccio un fallo talmente pesante. Fallo! Fallissimo! No! Lo dovevo proprio falciare, ragazzi. Tenevo proprio sta... Il direttore di gara ha visto qualcosa che... Ah, meno male. Vai così. A chi? E poi non la pigliamo. Higuain, per la tripletta. No! Passa al portiere. Il portiere rinvia. Grandissimo. Sì, dove però? Vai, vai! Ma chi? Ma perché fa certi passaggi deficienti? Non è fallo. Ma... cioè, ma per lui anche se lo tocca la mosca, ragazzi, è fallo. Oh! Mamma grandissimo Buffon! A chi? A chi? Buona! Grandissimo! No! Ma per quale motivo? A chi mo? A chi mo? A chi? A lui! Beh certo! È certo! Ma è stato zitto! Debole centrale, Fessi, sei quello è debole! Sei quello è da centrale. Cioè, ma io non ho parole, cioè, era la palla più semplice del mondo, lui che fa si proprio... John C. Vai, niente schemi! Niente schemi! Ragazzi, Buffon è il numero uno, a parte per le sue cadute deficienti. Vai! Voi vedete che fallo? Quando ci commettiamo? Ah, no, perché l'ho falciato. Oh, guarda là! Madonna che Maradona! Tantissimo! Vai! No! A chi? Era pure palla, dai. A chi? E poi, ma è giusto. Giusto, ragazzi, purtroppo queste sono le possibilità. Oltre a questo non posso fare, per cui abbiamo finito la partita. Bene, che dire, abbiamo giocato una partita di merda, ragazzi, perché non sono riuscito neanche a fare un gol. Di merda per te, non per me. Vabbè. Questo signore, ragazzi, mi ha promesso di farmi tenere per una settimana questo gioco per fare il draft, giusto? Perfetto. Quindi aspettatevi nelle prossime settimane qualche video di FIFA 16, stavo dicendo GTA, però GTA già l'ho fatto, quindi non mi preoccupate. Che dire, ragazzi, da Box Games e Sebastiano è tutto e noi ci vediamo alla prossima al prossimo video.